Ha preso posto Marmotta, i cavalli sono agli ordini dello starter, partiti. Proprio Marmotta dalla gabbia più interna fa partenza, si porta in vantaggio nei confronti di Mounsel Duke Dolce. Attenzione, stato... variazione al programma, nella quinta corsa premio Patton, il cavallo numero 7, Love Friendly, non corre. Ripeto, il cavallo numero 7, Love Friendly, si ritira alla quinta corsa premio Patton. Ufficializzato allora anche dalla voce il ritiro appunto di Love Friendly. Torniamo in cronaca per trovare Marmotta che sta incrementando il suo vantaggio al completamento del passaggio di fronte alle tribune e nel primo tratto della dirittura opposta. Non meno di 10 lunghezze per la leva di Marco Gasparini, Anna Lupinacci in sella nel primo tratto della retta opposta. Marmotta che tira via ad intervallo Mounsel Duke, si mantiene in seconda posizione, sui primi anche Dolce Sadowa, poi Phuket Kerr, all'interno Royal Ashens, l'Aras Swing. Tre quarti circa della dirittura di fronte con Marmotta sempre in vantaggio, l'Aras Swing progredisce seconda lasciando Dolce Sadowa terza in corda, primo di fuori Parminion, poi Mounsel Duke, Royal Ashens, Phuket Kerr. In tale ordine all'attacco allora della piegata conclusiva, si corre in pista media, Marmotta che conduce nei confronti sempre di Laras Swing, quest'ultima che si presenta a largo di Marmotta nel primo tratto della retta di arrivo, le due sono in linea, montato terzo Royal Ashens in anticipo su Dolce Sadowa, poi Parminion in mezzo alla pista, Phuket Kerr lontano. 400 metri conclusivi, Marmotta sul passo, attaccata nuovamente alla Rasa Swing, 3-2, Dolce Sadowa che sta incrementando il suo sforzo ed è passata in vantaggio all'interno. È passata Dolce Sadowa, 200 dalla conclusione, in mezzo alla pista la rincorsa da molto lontano per Phuket Kerr all'interno, quella di Royal Ashens, ma a corsa finita perché Dolce Sadowa vince rallentata, si lotta per la miglior piazza, alla fine Phuket Kerr all'esterno di Royal Ashens. Dolce Sadowa per Davis Grilli, color di Franco Martini, la monta di Antonio Ferramosca domina questa prova riservata ai Gentleman Riders e le Amazzoni con un blando allungo a metà addirittura Dolce Sadowa. Al secondo Phuket Kerr, al terzo Royal Ashens.